La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del verbale. Verbale della seduta del 13 agosto 2019, numero 145, presidenza del presidente Alberti Casellati. Aperta la seduta alle ore 18.06, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 7 agosto 2019. Il presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto, comunica quindi le determinazioni assunte a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo, riunitasi il giorno precedente, in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea. Per avanzare distinte proposte di modifica al calendario dei lavori intervengono i senatori Romeo, La Russa e Bernini. In sede di discussione delle proposte prendono la parola i senatori Unterberger, Salvini, Marcucci, De Petris, Ciriani, Malan e Patuanelli. Con distinte votazioni, seguite da controprova, sono respinte le proposte di modifica avanzate, risultando pertanto definitivo il calendario approvato dalla conferenza dei capigruppo. Il presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in sede pubblica martedì 20 agosto 2019 alle ore 15 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 19.10. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuti dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Informo che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ha la parola il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professor Conte. Gentile Presidente, gentili senatrici, gentili senatori, ho chiesto di intervenire per riferire sulla crisi di governo innescata dalle dichiarazioni del Ministro dell'Interno, leader di una delle due forze di maggioranza. Ho sempre limpidamente sostenuto che in caso di interruzione anticipata dell'azione di governo sarei tornato qui, nella sede istituzionale dove inizialmente ho raccolto la fiducia. Questa iniziativa, tengo a precisarlo, non cela il vezzo di un giurista, ma da un moto di orgoglio personale. Nasce dalla profonda convinzione che il confronto in quest'Aula, franco, trasparente, sia lo strumento più efficace per garantire il buon funzionamento di una democrazia parlamentare. Non si tratta, evidentemente, di rendere omaggio a mere regole di forma, bensì di rispettare regole che implicano sostanza politica, poste a presidio della piena tutela dei diritti di tutti i cittadini. Il giorno 8 agosto 2019, il ministro Salvini, dopo avermi anticipato la decisione nel corso di un lungo colloquio, ha diramato una nota con la quale ha dichiarato che la Lega non era più disponibile a proseguire questa esperienza di governo e ha sollecitato l'immediato ritorno alle urne elettorali. A conferma di questa decisione, la Lega ha depositato in Parlamento una mozione di sfiducia nei confronti del governo e ne ha chiesto l'immediata calendarizzazione. Siamo al cospetto di una decisione oggettivamente grave, che comporta conseguenze molto rilevanti per la vita politica, economica, sociale del Paese. Ed è per questo che merita di essere chiarita in un pubblico dibattito che consenta trasparenti assunzioni di responsabilità da parte di tutti i protagonisti della crisi. La politica dei nostri giorni si sviluppa per buona parte sul piano comunicativo, affidandosi, come sappiamo, al linguaggio semplificato. È un po' il segno inesorabile dei tempi. Ma io ho garantito, sin dall'inizio,
che questa sarebbe stata un'esperienza di governo all'insegna della trasparenza e del cambiamento. E non posso permettere che questo passaggio istituzionale così rilevante possa consumarsi a mezzo di conciliaboli riservati, comunicazioni affidate ai social, dichiarazioni rilasciate per strada o nelle piazze, senza un pieno ufficiale contraddittorio. L'unica sede in cui il confronto pubblico può svolgersi in modo istituzionale, in modo trasparente, è il Parlamento, dove siedete voi, rappresentanti della nazione e di tutti i cittadini. La decisione della Lega di interrompere questa esperienza di governo al fine di tornare urgentemente alle urne elettorali la reputo oggettivamente grave, spiego perché. Innanzitutto, questa crisi interviene a interrompere prematuramente un'azione di governo che procedeva operosamente e che già nel primo anno aveva realizzato molti risultati e ancora molti ne stava realizzando. Due, questo governo era nato per intercettare l'insoddisfazione dei cittadini che con il voto del 4 marzo 2018 avevano manifestato il desiderio di un cambio di passo rispetto alle politiche pregresse e per questo mirava a realizzare un ampio disegno riformatore che ora viene bruscamente interrotto. Tre, questa decisione viola il solenne impegno che il leader della Lega aveva assunto all'inizio della legislatura, sottoscrivendo il contratto di governo con il Movimento 5 Stelle. Ricordo che il contratto prevede, in caso di divergenze, l'impegno delle parti, cito testualmente, a discuterne con la massima sollecitudine e nel rispetto dei principi di buona fede e di leale cooperazione. Quarto, i tempi di questa decisione espongono a gravi rischi il nostro Paese. Una crisi in pieno agosto comporta potenzialmente elezioni anticipate in autunno. Considerando i tempi costituzionalmente necessari per la convocazione delle nuove Camere, per la formazione del governo, il rischio di ritrovarsi in esercizio finanziario provvisorio è altamente probabile. Nell'ambito di una congiuntura economica internazionale non certo favorevole, il nuovo governo si ritroverebbe nelle difficoltà di contrastare l'aumento dell'IVA e con un sistema economico esposto a speculazioni finanziarie e agli sbalzi dello spread. Quinto punto, aggiungo che questa crisi interviene in un momento delicato dell'interlocuzione con le istituzioni europee. Siamo in avvio di legislatura, proprio in questi giorni si stanno per concludere le trattative per le nomine dei commissari e per la copertura di altre delicate posizioni. Mi sono sin qui personalmente adoperato per assicurare all'Italia un rilievo centrale nei nuovi assetti, in linea con il prestigio, la forza economica, culturale del nostro Paese. È evidente che l'Italia corre ora il rischio di partecipare a questa trattativa in condizioni di oggettiva difficoltà, debolezza. Sono queste le ragioni che mi inducono a valutare come fortemente responsabile la decisione di innescare la crisi di governo. Per questa via, permettetemi di dire che il Ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. È pienamente
Considero pienamente legittimo per una formazione politica mirare a incrementare il proprio consenso elettorale, ma affinché un sistema democratico possa perseguire il bene comune e possa funzionare secondo criteri di efficienza, ogni partito è chiamato a operare una mediazione, filtrando gli interessi di parte alla luce degli interessi generali. Quando una forza politica si concentra solo su interessi di parte e valuta le proprie scelte esclusivamente secondo il metro della convenienza elettorale, non tradisce solo la vocazione più nobile della politica, ma finisce per compromettere l'interesse nazionale. Quando si assumono così rilevanti incarichi istituzionali, peraltro sottoscrivendo un contratto di governo e dando avvio al governo del cambiamento, bisogna essere consapevoli che si assumono specifici doveri, specifiche responsabilità nei confronti dei cittadini e verso lo Stato, che non è possibile accantonare alla prima convenienza utile. Far votare i cittadini è l'essenza della democrazia. Sollecitarli a votare ogni anno è responsabile. Prego applausi. Le scelte compiute, i comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal Ministro dell'Interno, e vedete, mi assumo tutta la responsabilità di quel che affermo, rivelano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale. Cortesia, però, non interrompete continuamente il Presidente del Consiglio, sia pure con applausi, però facciamolo finire. Perché aprire la crisi in pieno agosto, quando ormai da molte settimane, certamente già all'esito delle elezioni europee, era chiara l'insofferenza per la prosecuzione di un'esperienza di governo giudicata evidentemente ormai limitativa delle ambizioni politiche di chi ha chiaramente rivendicato pieni poteri per guidare il Paese? La scelta di rinviare fino ad oggi la comunicazione di una decisione evidentemente assunta da tempo, mi duole affermarlo con tanta nettezza, è un gesto di grave imprudenza istituzionale, innanzitutto è riguardoso nei confronti del Parlamento e in ogni caso suscettibile di precipitare il Paese in una vorticosa spirale di incertezza politica e di instabilità finanziaria. Peraltro questa decisione è stata annunciata dal Ministro dell'Interno subito dopo aver incassato l'approvazione con la fiducia del decreto legge sicurezza bis, con una coincidenza temporale che suggerisce opportunismo politico. Palesemente contraddittorio appare infine il comportamento di una forza politica che, pur dopo aver presentato al Parlamento una mozione di sfiducia nei confronti del governo, non ritiri i propri ministri.
è difficile. Oggettivamente direi che è difficile conciliare la presentazione e il mantenimento di una mozione di sfiducia con la permanenza in carica dei propri ministri. Amici della Lega, per preparare e giustificare la scelta di far ritorno alle urne elettorali avete tentato di accreditare, permettetemi, maldestramente, l'idea di un governo dei no, del non fare. Pur di battere questa fatua gran cassa mediatica, avete macchiato 14 mesi di intensa attività di governo. In questo modo avete offeso non solo il mio impegno personale, passi, ma anche la costante dedizione dei vostri stessi ministri e sottosegretari che mi hanno affiancato sino all'ultimo giorno con passione e dedizione nelle attività di governo. Grazie. In questo modo avete offeso la verità dei fatti. Avete oscurato le misure per rafforzare la sicurezza che i cittadini attendevano da anni. Le norme anticorruzione, il protocollo di azione per la terra dei fuochi, il codice rosso contro la violenza alle donne. Avete oscurato tutte le varie misure adottate per accelerare e rilanciare gli investimenti. Decreto crescita, sblocca cantieri, semplificazioni, decreto Genova, Piano Proteggi Italia contro il dissesto idrogeologico, la prima volta in Italia, le norme per sbloccare i fondi per l'edilizia scolastica, per sbloccare gli avanzi di amministrazione dei comuni. Avete calpestato le misure di protezione sociale che insieme abbiamo adottato, quota 100, decreto dignità, reddito di cittadinanza, rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche. Avete offuscato la miriade di iniziative che sono valse a sbloccare opere ferme da anni, da lustri. Terzo Valico, TAP, autostrade Asti-Cuneo, Ragusa-Catania, Quadrilatero Marche-Umbria, aeroporti di Crotone, Foggia, Reggio Calabria, Porto di Gioia Tauro, le varie misure di risoluzione delle crisi aziendali per rilanciare il Sud, per tenere... E anche il vostro lavoro questo, eh? Per rafforzare la ricerca, per rendere più efficiente la pubblica amministrazione e per sbloccare le assunzioni del pubblico impiego. Ricordo che adesso disponiamo finalmente di un unico piano tariffario per le concessioni autostradali che ci consentirà di controllare più efficacemente gli effettivi investimenti ed eventuali aumenti dei pedaggi. Avete cancellato i vari provvedimenti con cui abbiamo avviato la riforma fiscale e abbiamo investito nell'innovazione tecnologica. Avete oscurato gli interventi di riforma della governance dello sport, i successi ottenuti con l'assegnazione a Milano Cortina delle Olimpiadi Invernali 2026, delle ATP Finals di tennis a Torino. Questo è un governo che ha lavorato intensamente sino all'ultimo giorno e ha prodotto numerose, significative riforme, altro che governo dei no. La verità è un'altra. All'indomani della competizione europea, il ministro dell'Interno e leader della Lega, forte del successo elettorale conseguito, ha posto in essere un'operazione di progressivo distacco dall'azione di governo, un'operazione che ha finito per distrarlo dai suoi stessi compiti istituzionali e lo ha indotto alla costante ricerca di un pretesto che potesse giustificare la crisi di governo e il ritorno alle urne.
Questa decisione, tuttavia, ha compromesso il lavoro già avviato per la definizione della legge di bilancio, che avrebbe introdotto una più incisiva riforma fiscale, contenente quella che con formula semplificata viene correntemente definita flat tax, ma anche una riforma più complessiva, coinvolgente anche la giustizia tributaria, su cui è urgente intervenire, con necessaria riduzione del cuneo fiscale, misure di sostegno agli investimenti, all'export, un piano di rilancio per il Sud, vari interventi nel segno della spending review, un progetto articolato compiuto di privatizzazioni. Parimenti compromesso risulta adesso l'ampio disegno riformatore affidato qui al Parlamento, dove sono, come sapete, in corso di esame vari disegni di legge di delega che, una volta approvati, avrebbero permesso al Governo di adottare vari decreti legislativi contenenti codici di settore mirati a riordinare la legislazione e ridurre la burocrazia di tanti principali settori di attività. Lo scioglimento anticipato delle Camere arresterebbe anche le riforme del codice di procedura civile, del codice di procedura penale, oltre che del CSM, pensate soprattutto per accelerare i tempi della giustizia e rendere così più competitivo il nostro Paese anche agli occhi degli investitori stranieri. Il Paese ha urgente bisogno che siano completate le misure per rendere sempre più efficace il piano di investimenti e per favorire la crescita economica. Abbiamo, come sapete, predisposto vari strumenti che con questa incertezza rischiano di non essere adeguatamente valorizzati. La cabina di regia interministeriale Strategia Italia, la task force della Presidenza del Consiglio Invest Italia, la centrale di progettazione presso l'Agenzia del Demanio. Caro Ministro dell'Interno, caro Matteo, promuovendo questa crisi di governo ti sei assunto una grande responsabilità di fronte al Paese. Hai annunciato questa crisi chiedendo pieni poteri per governare il Paese e ancora di recente ti ho sentito invocare le piazze a tuo sostegno. Questa tua concezione, permettimi di dirlo, mi preoccupa. Innanzitutto, le crisi di governo nel nostro ordinamento repubblicano non si affrontano e regolano nelle piazze, ma nel Parlamento. In secondo luogo, il principio dei pesi e contrappesi è assolutamente fondamentale perché sia garantito il necessario equilibrio al nostro sistema democratico e siano precluse derive autoritarie. Caro Matteo, ispiri la tua azione alle concezioni sovraniste, ne abbiamo anche spesso parlato. Permettimi di richiamare il pensiero allora di un sovrano illuminato, siamo lontano nel tempo, Federico II di Svevia. Quantunque la nostra maestà sia svincolata da ogni legge, non si leva tuttavia essa al di sopra del giudizio della ragione, che è la madre del diritto. Non abbiamo bisogno di persone, di uomini con pieni poteri, ma di persone che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità.
Se tu avessi mostrato cultura delle regole, sensibilità istituzionale, l'intera azione di governo ne avrebbe tratto sicuramente giovamento. Ci sono stati molti episodi, molteplici atteggiamenti che ti ho sempre fatto notare riservatamente e purtroppo delle volte anche pubblicamente. Ad esempio quest'anno ho provato a partire anzitempo per elaborare un'adeguata manovra economica. L'azione di governo se ne sarebbe avvantaggiata enormemente. Ti ho chiesto di indicarmi i delegati della Lega a sedere ai tavoli governativi. Mi hai fatto attendere 2 mesi invano prima di indicarmi i nominativi. Se avessi accettato di incontrare le parti sociali a Palazzo Chigi, insieme a me e agli altri componenti di questo governo, avremmo senz'altro accreditato agli occhi del Paese maggiore coesione della squadra di governo ed evitato che potesse essere compromessa l'efficacia dell'azione comune. Se tu avessi accettato di venire qui al Senato per riferire sulla vicenda russa, una vicenda che oggettivamente merita di essere chiarita anche per i riflessi sul piano internazionale, avresti evitato al tuo Presidente del Consiglio di presentarsi al tuo posto, rifiutandoti per giunta di condividere con lui le informazioni di cui sei in possesso. In coincidenza dei più importanti consigli europei a cui ho preso parte, non sei riuscito a contenere la foga comunicativa e hai reso pubbliche dichiarazioni sui temi all'ordine del giorno, creando una sorta di controcanto politico che ha rischiato di generare confusione. Non ha giovato al tuo prestigio e certo non ha contribuito a rafforzare l'autorevolezza del nostro Paese. In molteplici occasioni ha invaso le competenze degli altri ministri, creando sovrapposizioni e interferenze che hanno finito per minare l'efficacia dell'azione. Hai criticato pubblicamente l'operato di singoli ministri, incrinando la compattezza della squadra di governo, quando io stesso ti avevo pregato all'indomani delle elezioni europee di riferirmi direttamente e riservatamente qualsiasi osservazione in ordine alla composizione della squadra di governo. La cultura delle regole, il rispetto delle istituzioni certamente non si improvvisano, ma sono qualità fondamentali per aspirare al ruolo di Ministro dell'Interno o anche di Presidente del Consiglio dei Ministri. Chi ha compiti di responsabilità deve lavorare a soluzioni concrete, sostenibili, senza rincorrere addirittura a sollecitare le reazioni emotive dei cittadini. Permettimi un'ultima osservazione. Questa in verità, lo ammetto, Non te l'ho mai riferita anche perché non riguarda specificamente i nostri compiti di governo. Chi ha compiti di responsabilità dovrebbe evitare durante i comizi di accostare agli slogan politici i simboli religiosi.
Questi Matteo, nella mia valutazione, questi comportamenti non hanno nulla a che vedere con il principio di libertà di coscienza religiosa. Piuttosto sono episodi di incoscienza religiosa che rischiano di offendere il sentimento dei credenti e nello stesso tempo, vedi, di oscurare il principio di laicità, tratto fondamentale dello Stato moderno. Amici del Movimento 5 Stelle, io mi sto rivolgendo alla Lega perché è il partito che ha preso l'iniziativa di interrompere l'azione di governo, ma invito anche voi a far tesoro di questa prima esperienza di governo. Quando si assumono incarichi di governo bisogna essere pienamente consapevoli delle responsabilità che ne conseguono e occorre evitare in particolare di lasciarsi condizionare da sondaggi, se nel caso anche non favorevoli. Bisogna lasciare che le valutazioni sull'operato di governo siano fatte alla fine, a consuntivo. Mi sono soffermato a lungo sin qui sulla cultura delle istituzioni e allora permettetemi di sottolineare che quando il Presidente del Consiglio si presenta in aula per rendere una informativa richiesta al Parlamento stesso, come è avvenuto in Senato in occasione della vicenda russa, il rispetto delle istituzioni imporrebbe di rimanere in aula ad ascoltarlo e non c'è ragione Vorrei ascoltare il Presidente del Consiglio senza assistere a delle tifoserie. Allora. E non c'è ragione che possa giustificare un allontanamento. Signora Presidente, gentili senatrici, gentili senatori, la crisi in atto compromette inevitabilmente l'azione di questo governo che qui si arresta. Ma c'è ancora molto da operare. L'Italia sta attraversando un periodo di grandi trasformazioni, un tempo di passaggi, direbbe Habermas. C'è gran bisogno di politica, con la P maiuscola, che significa capacità di progettare il futuro, esprimendo ad un tempo visione prospettica ed efficacia realizzativa. Occorre lavorare per offrire ai nostri giovani giuste opportunità di vita personale e professionale. Ogni giovane che parte e non ritorna è una sconfitta per il futuro del nostro Paese. Se non riusciremo a trattenerli, esporremo l'Italia a un destino di inesorabile declino. Le nostre scuole devono diventare laboratori di apprendimento, dove il come imparare deve essere ben più importante del cosa imparare e i nostri giovani devono conservare l'attitudine a migliorare costantemente le proprie conoscenze. È necessario orientare tutto il sistema di formazione verso le competenze digitali che saranno sempre più richieste anche nel mercato del lavoro. È necessario l'intero reparto della ricerca, è necessario potenziarlo, realizzando un sistema di coordinamento più efficace tra università ed enti di ricerca, anche attraverso un'agenzia nazionale. È necessario proseguire nelle politiche di inclusione sociale al fine di recuperare al circuito lavorativo le fasce della popolazione attualmente emarginate. Ce lo impone la Costituzione. Il pieno sviluppo della persona, il principio di eguaglianza sostanziale, di cui al secondo comma dell'articolo 3. Le famiglie che hanno persone con disabilità non possono rimanere abbandonate a se stesse, anche in quest'ambito occorre procedere con la massima sensibilità politica per lenire questo disagio personale, familiare e sociale. Contemporaneamente al progetto di autonomia differenziata, che andrà doverosamente completato, come stavamo facendo, senza però sacrificare
i principi di solidarietà sociale e di coesione nazionale, è necessario varare un piano di rilancio del Sud che contenga un più organico progetto di valorizzazione degli investimenti e di incremento dell'occupazione anche nelle aree più disagiate del Paese. La politica deve adoperarsi per elaborare un grande piano che attribuisca all'Italia una posizione di leadership nel campo dei nuovi modelli economici ecosostenibili. Guardate che partiamo avvantaggiati. In Europa già ci distinguiamo per l'utilizzo delle energie rinnovabili. Dobbiamo puntare all'utilizzo delle tecniche scientifiche più innovative e sofisticate per consolidare questo primato. Abbiamo già progetti all'avanguardia, pensate, nello sfruttamento dell'energia derivante dai moti ondosi. Possiamo sfruttare nuove tecniche di produzione in base alla cosiddetta biomimesi. L'obiettivo da perseguire deve essere un'efficace transizione ecologica, in modo da pervenire a un'articolata politica industriale che, senza scadere, per carità, nel dirigismo economico, possa gradualmente orientare l'intero sistema produttivo verso un'economia circolare che favorisca la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del rifiuto. Lo sviluppo equo e sostenibile deve spingerci a integrare in modo sistematico nell'azione di governo un nuovo modello di crescita, non più economicistico. Dobbiamo incentivare le prassi delle imprese socialmente responsabili, che permetteranno di rendere il nostro tessuto produttivo sempre più competitivo anche nel mercato globale. Confido che la cabina di regia Benessere Italia, che ho da poco istituita, possa tornare ben utile a questi scopi anche in futuro. È necessario promuovere le infinite vie del turismo, valorizzando l'incredibile ricchezza del nostro patrimonio naturale, storico, artistico. Questa valorizzazione deve passare anche attraverso il recupero delle nostre più antiche identità culturali, delle nostre tradizioni locali, della bellezza dei nostri borghi, dei piccoli comuni. E mi piace ricordare che con recentissima delibera abbiamo stabilito che il prossimo 26 ottobre sia la giornata nazionale dedicata alle tradizioni popolari e folcloristiche. Occorre perseguire una politica economica e sociale espansiva, senza mettere a rischio l'equilibrio di finanza pubblica e con esso il risparmio dei cittadini. Più in generale, la politica deve reagire alle sfide del mondo globale, rilanciando un ventaglio di proposte, di soluzioni che più volte nei miei interventi ho riassunto sotto la formula nuovo umanesimo. Non sto qui a riassumerle, ma è stata questa la stella polare che mi ha guidato in questi mesi di governo. Anche sull'Europa occorre un rinnovato slancio di responsabilità. Gli ideali che avevano nutrito le fasi iniziali del progetto di integrazione stanno via perdendo la propria forza propulsiva e il comune edificio europeo sta attraversando una fase particolarmente critica. A questa crisi non si può certamente rispondere con un europeismo che in più occasioni ho definito fideistico, ma nemmeno si può opporre uno scetticismo disgregatore, volto a compromettere le conquiste raggiunte in 60 anni, semmai invocando il ritorno a sovranità nazionali chiuse e conflittuali, con sterili ripiegamenti identitari. Occorre invece lavorare per rilanciare il progetto europeo, restituendo adesso piena capacità attrattiva. Non si può puntare solo al rigore finanziario. Occorre riconsiderare modelli di sviluppo e di crescita che si sono rivelati in questi ultimi anni fallimentari. Abbiamo bisogno di un'Europa più sostenibile, più solidale, più inclusiva, soprattutto più vicina ai cittadini,
che mostri considerazione anche per coloro che abitano le numerose periferie, e non parlo solo di quelle geografiche. Occorre lavorare per rafforzare i diritti delle donne, per affrontare le nuove questioni sociali, riconoscere i nuovi diritti ai quali l'ordinamento europeo deve offrire tutela e protezione. Grazie al suo raffinato sistema di tutela multilivello, che, credetemi, è unico al mondo per intensità, per completezza. Mosso da questa profonda convinzione, ho cercato in questi 14 mesi di indirizzare la politica dell'Italia lungo il tracciato di un europeismo critico, ma sempre costruttivamente orientato. Con questo spirito ho affrontato le fasi più delicate di un confronto con l'Europa, riuscendo ad evitare all'Italia per due volte una procedura di infrazione per debito eccessivo che si sarebbe rivelata particolarmente dannosa. Anche la recente designazione di Ursula von der Leyen a Presidente della Commissione europea è un'operazione alla quale l'Italia ha offerto un apporto decisivo. Nel Consiglio europeo di fine giugno mi sono personalmente speso per questa soluzione, scongiurando soluzioni complessivamente meno favorevoli per il nostro Paese. Sforziamoci di cogliere tutte le opportunità che abbiamo davanti, piuttosto che contrastare queste nuove sfide in modo sterile, compromettendo alla fine i nostri stessi interessi nazionali. L'Italia ha la possibilità di svolgere un importante ruolo anche sul piano internazionale. Possiamo giocare un ruolo chiave per ragioni storiche, geografiche e culturali nell'ambito del Mediterraneo allargato. È una regione attualmente segnata da crisi umanitarie, da insidiosi conflitti, ma rimane comunque una terra di opportunità, e nell'interesse comune occorre lavorare per garantire sicurezza e prosperità. Occorre continuare negli sforzi di promozione di una soluzione politica che ponga fine al conflitto militare che è in corso in Libia. L'Italia deve farsi interprete in Europa del ruolo positivo che l'Africa può giocare nelle dinamiche internazionali, promuovendo un nuovo modello di cooperazione fra pari che superi del tutto i modelli del passato basato su approcci asimmetrici. Con varie visite di Stato ho promosso il miglioramento delle relazioni con paesi che offrono grandi opportunità di sviluppo al nostro sistema economico. In primis la Cina. Abbiamo aderito, lo ricorderete, alla Via della Seta, introducendo i nostri standard europei. L'India, il Vietnam, la Federazione Russa. Ma la nostra politica estera, pur in un quadro geopolitico in forte movimento, deve rimanere fedele ai due pilastri del rapporto transatlantico e del rapporto con l'Unione Europea, di cui restiamo paese fondatore. Mi avvio a conclusione. All'inizio di questa esperienza, quando il Presidente della Repubblica mi conferì l'incarico, dichiarai che sarei stato l'avvocato del popolo, promettendo di difendere con il massimo impegno tutti i cittadini che da subito, pur non conoscendomi, mi hanno dato fiducia. E per questo li ringrazio. Proprio in ragione di questo impegno devo oggi concludere. La decisione della Lega, che ha presentato la mozione di sfiducia, ne ha chiesto l'immediata calendarizzazione, oltre che le dichiarazioni, i comportamenti chiari e univoci posti in essere in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, mi impongono di interrompere qui questa esperienza di governo. Ovviamente ascolterò con estrema attenzione tutti gli interventi che seguiranno, ma voglio preannunciare che intendo completare questo passaggio istituzionale nel modo più lineare e conseguente. Mi recherò all'esito
alla fine del dibattito parlamentare dal Presidente della Repubblica per comunicargli ufficialmente l'interruzione di questa esperienza di governo e rassegnare nelle sue mani le mie dimissioni da Presidente del Consiglio. Il Presidente della Repubblica, supremo garante degli equilibri costituzionali, guiderà il Paese in questo delicato passaggio istituzionale. Colgo l'occasione per rinnovargli pubblicamente la mia profonda gratitudine per i consigli e il sostegno di cui mi ha costantemente onorato. Ringrazio tutti i parlamentari che hanno fatto parte delle forze di maggioranza per avermi dato la possibilità di servire l'Italia. Ringrazio anche tutti i parlamentari delle forze di opposizione. Mi avete criticato, avete dissentito dalle mie opinioni, ma ogni qualvolta sono intervenuto in quest'Aula ho sempre colto nel vostro atteggiamento, nelle vostre parole, considerazione nei miei riguardi. Questo incarico, questa esperienza mi lascia una grande eredità. Mi ha arricchito enormemente, mi trasmette, spero possa trasmetterlo anche ai più giovani che ci ascoltano da casa, grande fiducia per il futuro del nostro Paese. Io ho potuto sperimentare di persona che pur in un contesto molto complicato è possibile fare politica senza inseguire affannosamente il consenso sui social, senza dover dipendere... senza dover dipendere drammaticamente dal titolo di un giornale, senza mai insultare un avversario politico o inventarsi nemici dietro ogni angolo. Potrò testimoniare che per quanto nell'immediato sembrino efficaci gli slogan comunicativi, ancora più efficaci si dimostrano i ragionamenti politici basati sulla forza delle argomentazioni. Potrò testimoniare che quando si è chiamati a operare scelte dolorose, e varie volte mi è capitato, si può comunque ricevere l'apprezzamento dei cittadini se si riesce a spiegare loro, in piena trasparenza, che queste scelte sono ispirate dall'interesse generale e non dal tornaconto personale. Potrò testimoniare che anche di fronte a posizioni radicalmente opposte, e anche questo mi è spesso capitato, vi è sempre spazio per un confronto costruttivo, per giungere a un punto di mediazione, che, attenzione, non deve essere inteso comunemente come semplice via di mezzo, ma come la soluzione più meritevole nell'interesse di tutti i cittadini. Potrò testimoniare che se gli incarichi sono vissuti non come posizioni di privilegio, ma come quotidiane occasioni di servire lo Stato, i sacrifici compiuti vengono ampiamente ripagati. E non solo, vedete, dall'amore che si prova per la propria patria, ma anche dall'affetto delle persone per bene, che sono la stragrande maggioranza. Potrò infine testimoniare che se si tenta di assolvere con disciplina e onore, come prevede la Costituzione, l'impegno quotidiano che comporta un munus publicum, i cittadini ci perdonano anche eventuali errori e manchevolezze personali. Potrò confermare inoltre che la politica è davvero quella nobile arte che consente, qui cito liberamente da Martin Buber, di perseguire percorsi di razionalità nel riconoscimento delle diversità. Ringrazio infine le persone a me più care, gli affetti più stretti, per i sacrifici che ho loro imposto mio malgrado e per i quali non erano affatto preparati. Questo incarico mi ha consentito di conoscere meglio l'Italia, il paese in cui sono cresciuto,
Il Paese che amo immensamente. La nostra patria ha enormi potenzialità di crescita, un immenso capitale economico, sociale e culturale che ci viene apprezzato in tutto il mondo, direi anche più di quanto noi stessi non facciamo. Dobbiamo solo tutti impegnarci, ciascuno nel proprio quotidiano, per accrescerne ancor più il prestigio. Viva la nostra patria, viva l'Italia. La conferenza dei capigruppo ha proceduto all'organizzazione del dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per un tempo massimo di 3 ore e 45 minuti in base a specifiche richieste dei gruppi. Avverto che eventuali proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito. Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di intervenire il ministro Salvini per 10 minuti. Meglio di là, ministro. È meglio di là. È meglio di là.